oggi inizia la Fashion Week, ossia la settimana della moda, e noi la seguiremo appunto per tutta quanta la settimana. Allora, diamo un po' di dati, un po' di numeri, perché ci saranno 57 sfilate in passerella, 8 sfilate digitali, attenzione anche quelle digitali, 69 presentazioni e 33 eventi, per un totale, pensate, di 173 appuntamenti in tutta Milano. Allora, quindi da domani fino al 23 di settembre, per la settimana della moda, insomma, è tutto, come dire, in fermento, e il nostro Massimo Tosi è andato a respirare, insomma, un po' di quell'atmosfera frizzante. Devo dire che un po' mi manca Milano da questo punto di vista. E, vediamo insieme questo servizio. Cari amici di Uno Mattina, benvenuti a Milano per la settimana della moda, con i suoi primi défilé oggi pomeriggio. Ma noi qui in zona Monte Napoleone vogliamo affermare di essere i primi a sfilare. Monte Napoleone. Questa via Monte Napoleone nasce bene, perché qui qualunque cosa uno la paga di più. Via, camminate. Prego. Noi siamo donne moderne, quindi. Beh, vedo anche lei con questa animalier, aggressiva. Sono termini proprio di Milano, vero? Esatto. Frange color oro, vediamo, sì. Abbinata ad una camicia. Un jeans che va sempre. Denim. Sono un po' carica, posso camminare? Seria, guarda dritto, spalle dritte. Sì. Oltre alle sfilate, oggi si inaugura anche Linea Pelle, giunta alla sua 104esima edizione a Milano Ro Fiera. È perfetto per go to? Everywhere, lunch. Ah, dappertutto, per andare a pranzo, andare a cena, anche per lavorare, ovviamente, infatti in ufficio si entra tutti in abito così. Ok, thank you, more. E il calzino bianco? E il calzino bianco che comunque non passa mai di moda. Ah no, non passa mai. Non passa mai di moda, anzi. Pose, ecco qua. Vestitino rosa, semplice. Rosa, sì. Beh, semplice, rosa, insomma. Confetti. Vediamo l'applicazione, ecco, giro. Beh, direi proprio semplice, ma questa è la bellezza di Milano, che è da sempre sinonimo veramente di grande creatività. Allora, e chi può dirlo più di lei, la milanese per eccellenza? È collegata con noi da Milano Michela Proietti del Corriere della Sera. Buongiorno Michela, come va? Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti. Allora, è iniziata questa edizione della Fashion Week Primavera-Estate 2024. Che aria si respira da quelle parti? Ma Daniela, c'è un'aria come sempre carica, come ha detto una delle signore intervistate prima. Siamo prontissimi, ci sono dei bellissimi numeri, ci sono dei bellissimi eventi in arrivo, e alcuni molto interessanti e nuovi, come i Black Award, che premieranno appunto i talenti nel mondo black, i talenti del mondo della moda, che a volte sono stati un po' sottorappresentati nelle copertine, nelle passerelle. E quindi si è inaugurato, proprio perché Milano è una città internazionale, attenta a tutto quello che accade nel mondo, di celebrare anche il talento black. Ma questa è solo una delle novità che vedremo in questi giorni. Ecco, perché Michela, so che ci saranno poi degli anniversari importanti da ricordare durante la settimana della moda. Sì, certo, ci saranno degli anniversari molto importanti. Ricordiamo appunto quello di Laura Biagiotti, che è insomma un'amica di tutti noi del mondo della moda, che oggi è rappresentata dalla figlia Lavinia. Ma diciamo che ci sarà anche un'assenza che ci mancherà tantissimo, Daniela, che è quella di Giorgio Armani. Ma infatti, che però come, non è... come mai il nostro, come dire, fiore all'occhiello, insomma, del Made in Italy, come mai mancherà le sfilate milanesi? Allora Daniela, niente paura, non è un abbandono delle passerelle milanesi, assolutamente. Giorgio Armani è da sempre molto attaccato, affezionato alla città di Milano, che non perde mai occasione di celebrare. Però in occasione dei 90 anni, del suo 90esimo anno di età, e poi in occasione dell'apertura sulla Madison, che ho visto di persona una settimana fa perché ero a New York, di questo bellissimo hotel, residence, boutique, negozio, insomma c'è un po' di tutto in pieno stile Giorgio Armani. Lui celebrerà con una sfilata questa sua meravigliosa carriera il 17 di ottobre, quindi per quest'anno non ci sarà la meravigliosa sfilata di chiusura di Re Giorgio, che poi
certo. Tira un po' le somme di tutta la settimana della moda. È vero. Sicuramente ci mancherà tantissimo, poi quest'anno so che ci sarà grande spazio proprio all'artigianalità, che è poi l'essenza del nostro Made in Italy, ma ne parleremo poi proprio durante questa settimana in cui seguiremo, come dicevo in apertura, la Fashion Week milanese. Grazie davvero a Michela Proietti, ci vedremo grazie nei prossimi a te, giorni. Daniela.